gli è venuto in mente a loro di creare questo luogo in cui prevale il mondo cartaceo e non quello digitale che preferiscono comunque i giovani di oggi? Allora, noi sin da piccoli abbiamo sempre giocato a giochi da tavolo, abbiamo iniziato da intorno ai 10-15 anni con i giochi di ruolo e volevamo appunto creare un punto d'aggregazione, siccome non c'era Frascati, che portasse un po' questo mondo e il mondo dell'arte anche in genere, perché oltre ai giochi da tavolo facciamo anche vari spettacoli d'arte, che appunto aggregasse un po' le persone a giocare insieme da tavolo, a ritrovare un po' la convivialità del gioco da tavolo. Ma voi dove li prendete tutti questi giochi? Tutti questi giochi li prendiamo dai vari venditori dei giochi da tavolo, insomma. Quindi ci sono le varie ditte che vendono e creano i giochi da tavolo e li prendiamo da lì. Li proviamo, vediamo se ci piacciono, se sono adatti per qui e li portiamo qua.